Una buona giornata qui a tutti i telespettatori da Regoli Antonio e Andrea Gementi. Siamo qui per raccontarvi la finale del quinto sesto posto della Ludek Cup 2013, torneo, ricordiamo, dedicato alla memoria di Luca De Carlo. E vediamo che oggi la finale quinto sesto posto si disputerà tra la Vittoria Libertas Pesaro e la Pallacanestro Cantù. Sì, ricordiamo il punteggio, il risultato della finale del settimo e l'ottavo posto che ha visto scontrarsi lo Juve Pontedera contro la Monte Paschi Siena. È risultata trionfante la Juve Pontedera con il punteggio di 70-64. Adesso stiamo aspettando che le squadre entrino in campo. Si affronteranno Pallacanestro Cantù contro la Vittoria Libertas Pesaro. Sono due squadre molto buone. Per quanto riguarda Cantù, stiamo parlando di una squadra molto positiva, dotata di un buon attacco concreto e fluido e un attacco anche molto rapido. Per quanto riguarda invece la Vittoria Libertas Pesaro, anche lei ha una squadra, insomma, molto solida e molto concreta. Adesso le due squadre stanno per entrare in campo. Ricordiamo che le due formazioni sono arrivate rispettivamente terze nei loro gironi. Ricordiamo che la Vittoria Libertas aveva nel girone squadre del calibro di Moncalieri Basket, Vanoli Cremona e Juve Pontedera. Invece la Pallacanestro Cantù è arrivata terza nel suo girone, dove c'erano squadre come Monte Paschi Siena, Eurobasket Roma e Don Bosco Livorno. Quindi ora diciamo che è tutto pronto per l'inizio. L'arbitro ha in mano il pallone, i giocatori si portano al centro del campo e si apprestano per il salto a due. Intanto vi informo che l'allenatore della Scavolini Pesaro è il signor coach Luminati Giovanni e l'allenatore della Pallacanestro Cantù è il signor Del Vecchio Sergio. Quindi tutti e due sono presenti e tutto è pronto per il salto a due. Tutto è pronto, godiamoci l'inizio di questa partita al Palaspecchia Sol di Montecatini Terme. Il primo possesso della partita è per Cantù con Ro Stefano che prende subito la palla e la passa a Nasini. Adesso Nasini vede il compagno, Varesano sotto canestro, sbaglia. Il rimbalzo di Pesaro, parte l'attacco di Pesaro con il numero 10 Imperatori. Adesso il numero 15 di Pesaro che però sbaglia, riparte Cantù. Cantù con il numero 6, Valsecchi. Valsecchi vede il compagno Varesano, si fa vedere Nasini, ma Varesano preferisce scaricarla in angolo per Ro Stefano sulla linea di fondo. Adesso Terraneo ci riprova dall'arco, in angolo Nasini, la penetrazione sulla linea di fondo, si gira. Vede il canestro ma non trova il fondo della retina Nasini, ma la palla è comunque di Cantù che con Varesano prova a penetrare, ma commette passi e la palla sarà della Vittoria Libertas Pesaro. Vittoria Libertas Pesaro che adesso attacca con Giunta. Giunta osserva la situazione, cerca i compagni, trova Imperatori. E sotto canestro poi per il numero 16 Cevolini. Adesso il numero 17 Bacchiani. Ma l'azione non va a buon fine. Riparte Terraneo. Terraneo trova Varesano, adesso Nasini vuole andare dentro, vede il compagno, ottimo giro di palla di Cantù in questa prima fase iniziale. Adesso Nasini chiuso dal numero 12 Mentonelli. L'arbitro fischia un fallo e ci sarà una rimessa da fondo campo per Scavolini Pesaro che avanza ancora. Scavolini, attenzione, scarica per il numero 15 Parlani che però non va a canestro e riparte Cantù con Nasini. Nasini che ricordiamo uno dei migliori giocatori della formazione di coach Del Vecchio, però qui sbaglia passaggio e riparte Scavolini. Scavolini sotto canestro e due punti facili facili per Mentonelli, Simone, che porta in vantaggio i suoi. Più due adesso Scavolini. E ancora vediamo Cantù, conterraneo, Varesano, ancora l'appoggio per Nasini.
Nasini che temporeggia lì dentro l'area, punta l'uomo Nasini, il tiro, Ferro, Ferro però riconquista palla, ancora Nasini, il passaggio e i due punti, due punti che portano in partita in parità Cantù, due punti dati da Mazzecchi e quindi ancora Scavolini, Scavolini ancora spalla canestro, il tiro, niente di fatto, ancora riparte Cantù, sempre con solito Nasini, Nasini Pietro, perde palla però e riparte Mentonelli, qui palla out e si ripartirà con una rimessa da fondo campo. Tanto ricordiamo gli altri appuntamenti della giornata. Dopo questa finale per il quinto e il sesto posto, che vede protagoniste la Victoria Libertas Pesaro e la Pallacanestro Cantù, ci saranno alle ore 14:15 scusate, la finale per il terzo e il quarto posto tra il Vanoli Cremona e la Virtus Roma Eurobasket, e alle 16:30 la finale per il primo e secondo posto, che vedrà scontrarsi Moncalieri e Don Bosco. Non perdetevi questo appuntamento alle 16:30. A seguire dalle 18:30 le premiazioni, saranno premiati l'MVP del torneo, il miglior realizzatore del torneo e naturalmente il trofeo, la Coppa Ludek Cup. Adesso torniamo alla partita, c'è l'attacco di Pesaro, cerca il compagno sull'arco, Bacchiani osserva la situazione, si gira, vede il canestro e lo trova, due punti per Pesaro. Cantù, la risposta, Varesano sul piede perno, subisce fallo Varesano e andrà in lunetta con due liberi. Ci sono dei cambi per entrambe le formazioni, entra il numero 11 Bonci per Pesaro e il numero 14 Caldiroli di Cantù, che ricordiamo nella scorsa partita era malato, aveva una febbre ma è tornato e sarà pronto a dire la sua. Caldiroli che è uno anche dei migliori giocatori di Cantù per quello che ha dimostrato fino adesso in questo torneo, vediamo se si sarà ripreso completamente dalla febbre, speriamo di sì per lui perché è un buon giocatore. Nasini adesso conquista il rimbalzo dopo il tiro libero ma sbaglia il canestro da sotto, cerca il compagno, trova Valsecchi sull'arco, adesso Caldiroli preferisce andare in palleggio, si butta dentro, scarica per Varesano, si butta dentro a sua volta e un buon appoggio al tabellone, un canestro facile per Cantù che si porta in vantaggio di un punto, ma Pesaro risponde con il numero adesso 11 Bonci vuole andare fino in fondo, subisce fallo, trova anche al canestro, ci sarà un possibile gioco da tre punti per Bonci che si posiziona in lunetta. Adesso vediamo l'esecuzione dei tiri liberi di Bonci con il primo tiro libero in lunetta. Tanto vediamo anche il Palaspecchiasol che comincia a riempirsi, spettatori, tifosi delle due squadre e i genitori dei ragazzi. Adesso Caldiroli vede il compagno terraneo, forse il passaggio un po' in ritardo, avrebbe potuto darla prima ma Terraneo comunque non sbaglia da sotto e avrà il libero aggiuntivo, punteggio di 7-8 per Cantù e mancano 5 minuti e 37 secondi da giocare. Viene richiamato in panchina Nasini, sostituito da Chinellato. Chinellato un altro ottimo giocatore di questo torneo. Senza dubbio, la squadra di coach del Vecchio ha diversi buoni giocatori dalla sua parte, come lo stesso Nasini, Chinellato, anche Caldiroli che ieri, nonostante la sua assenza, comunque Cantù ha espresso un buon gioco nei due incontri al Pallacavanis. E comunque sì, ora che è tornato vedremo se darà il suo apporto per cercare di far vincere questa partita a Cantù. Esatto, Chinellato che ricordiamolo ha segnato 18 punti nella seconda partita contro il Don Bosco e 19 contro Siena nella terza partita, quindi un ottimo giocatore come dicevamo. Numeri non da poco infatti. Adesso vediamo che c'è un fallo fischiato dall'arbitro, fallo fischiato a Bacchiani e quindi intanto doppio cambio,
cambio sia per Scavolini che per Cantù. Vediamo adesso la rimessa per Cantù, riparte qui, però rimessa sbagliata e va un numero 4 del Prete, ancora scarica il tiro, Ferro per lui, ma raccoglie subito un numero 8, Giunta Simone, e fa canestro, si è fiondato sul pallone e porta a casa 2 punti. Intanto doppio cambio per Cantù, doppio cambio, e quindi cambia coach Del Vecchio. Adesso vediamo in lunetta proprio Giunta Simone. Torna in campo intanto anche Nasini. Ricordo inoltre che per quelli che ci seguono, mercoledì 1 gennaio alle ore 19 andrà in onda lo speciale sul torneo Lude Cup su TVL, canale 11, e giovedì invece 2 gennaio alle ore 13.30 e poi in replica alle ore 21 su Sporti TVL, canale 193. E nel caso ci fosse anche la finale, sarà trasmessa domenica 29 dicembre, quindi stasera stessa alle ore 20.10 su TVL, con una replica lunedì 30 alle ore 21 su Sport TVL. Quindi seguiteci anche in televisione. Adesso vediamo in lunetta Cantù con il numero 4, se non sbaglio, Terraneo. Punteggio di 9-10, passato in vantaggio Pesaro, ma è solo un punto. Adesso sbaglia il primo Terraneo. Vediamo il secondo. Sbaglia anche il secondo. Riparte Pesaro. Pesaro con il numero 4, sfondo linea, vede lo spazio, ma Nasini recupera palla, aveva visto tutto e adesso appoggio al tabellone, e 2 punti per Cantù che si riporta in vantaggio. Una sola lunghezza da recuperare per la vittoria Libertas Pesaro. Adesso attacca il Ferro con il numero 4 del Prete, che poi passa al numero 10 Imperatori, stoppato da Nasini che riparte, fa ripartire il gioco, guida il contropiede. Adesso il numero 4 Terraneo, il numero 18 Nasini, ottimo giro di palla del Cantù. Adesso attenzione il numero 14 Caldiroli, si gira e trova il canestro. Il numero 11 Bonci, Pesaro subisce fallo, andrà in lunetta. Bene, adesso infatti, come dicevamo prima, Caldiroli, che è rientrato proprio oggi, fa subito i suoi 2 punti. Vediamo ora che in lunetta per la Scavolini Pesaro abbiamo Bonci Alessandro, e adesso vediamo la sua esecuzione di tiri liberi. Tanto notiamo che la squadra di Scavolini di Pesaro è in bonus, quindi occhio ai falli di qui in avanti, mentre i falli di squadra per la pallacanestro Cantù sono solamente 2, quindi ancora altri 2 falli da spendere. Adesso vediamo il tiro, Bonci, e va a segno. Pesaro che si porta a meno 2 da Cantù. Intanto una curiosità su proprio questo giocatore, Bonci Alessandro, che si definisce un giocatore d'attacco, e una curiosità è che il suo idolo nel basket è Giovanni Illuminati, nonché il suo coach. Cosa ne pensi, Andrea, di questo giocatore? Penso che l'atleta si sia scherzosamente riferito al suo coach, magari per avere più minuti in campo, no? Sto scherzando. Magari entrare nelle sue grazie, ma comunque è un buonissimo giocatore, Bonci Alessandro. Adesso vediamo ancora Scavolini e il canestro con numero 12, Mentonelli. Anche lui, veramente una via di partita strabiliante per lui. Punteggio di 15-13 per Cantù. E qui Terraneo non va, prende Ferro e rimessa in favore di Scavolini. Ancora 2 minuti e 33 da giocare.
sette questo primo quarto. Tanto c'è un cambio, cambio di coach Luminati, e vediamo adesso la rimessa. Cambio anche Cantù, anche coach del vecchio cambia, fa uscire Terraneo, e ora tutto è pronto per la rimessa. Andrà proprio Bonci Alessandro, ottima rimessa la sua, scarica adesso Pesaro sulla linea dei tre punti, e la tripla, la tripla, prima tripla della partita. Scavolini sempre con il suo giocatore numero 5 Angelotti. Adesso meno uno Pesaro da Cantù, ma ancora riparte Cavolini che si porta in vantaggio, più uno adesso. Veramente una partita senza scusioni di colpi per ora. Ribaltamenti di fronte a Gogò, ancora Nasini. Nasini sulla linea dei tre punti, deve trovare un varco e lo trova, e qui però palla ancora in gioco, ancora Cantù in possesso con Borghi. Adesso libera dentro e c'è il canestro con il numero 22 Chinellato, diciamo anche lui un ottimo giocatore. E qui ancora però Scavolini, Scavolini che attacca, non ci sta e c'è un fallo, canestro non buono, fallo, e andrà Cevolini, Cevolini Pietro probabilmente in lunetta, tanto c'è doppio cambio sia per Cantù che per Scavolini, giri di cambi, adesso vediamo chi andrà in lunetta. Manca un minuto e 30 secondi alla fine del primo quarto, abbiamo visto per adesso due squadre, sì c'è la rimessa intanto, abbiamo visto due squadre molto equilibrate per adesso, non vogliono cedere terreno all'avversario, sono punto a punto. Adesso Pesaro, Cantù riparte con Nasini, Nasini che vede il compagno Galasso che però perde palla, riceve il passaggio ma era sbilanciato e la palla finisce fuori. Coach del vecchio non è contento del passaggio di Nasini, lo sta riprendendo, ma Nasini è un giocatore molto intelligente, sicuramente non ripeterà lo stesso errore due volte. Abbiamo visto nel corso di questo torneo l'intelligenza di Nasini, che preferisce piuttosto che il gioco spettacolare un gioco sicuro e tecnico, li appoggia al tabellone e, come ho detto, un giocatore molto intelligente, infatti è uno dei, come vediamo adesso che recupera, intercetta il passaggio, la rimessa, e adesso Chinellato sbaglia da sotto, ha la possibilità di contropiede, sbaglia il numero 11 da sotto Bonci, ma subisce fallo, va in lunetta, avrà due liberi a disposizione. Andiamo l'esecuzione, punteggio di 19 a 18, conduce Cantù, manca un minuto alla fine del primo quarto. Vediamo che Cantù è già in bonus, sì, entrambe le squadre sono in bonus. Secondo tiro libero, a bersaglio. Bene, qui riparte Cantù, vediamo che adesso il punteggio è di parità. Entrambe le squadre, come dicevamo, sono in bonus, quindi occhio ai falli. E vediamo ancora Cantù che si porta in avanti con Borghi. Borghi tenta lo sfondamento, non va, recupera palla però. Ancora Chinellato, riparte sempre Cantù, cerca la penetrazione, Ferro. Ferro, riparte Scavolini con Del Prete. Del Prete punta canestro, Del Prete! Che giocata di Del Prete, e porta in vantaggio Scavolini, più due adesso. Quando mancano 15 secondi, 14 allo scadere. Adesso ancora Chinellato. Chinellato non va. Attenzione, palla trattenuta. Possesso alternato. Dando doppio cambio per Cantù. Andiamo adesso possesso alternato a chi andrà la rimessa. Vediamo, cambia anche Scavolini.
cambio volante concesso ora dall'arbitro. Coach Illuminati richiama a sé Cevolini e ora la rimessa è per Pesaro. Vediamo la rimessa, ultimi secondi di gioco del primo quarto, ancora Pesaro con numero 5 e si chiude qui il primo quarto della finale valevole per il quinto sesto posto della Lude Cup. Vediamo in vantaggio Scavolini Pesaro per 21-19. Per adesso un primo quarto avvincente, vero? Cosa ne pensi, Andrea? Sì, un primo quarto avvincente, le due squadre sono punto a punto, 19-21, come ha ricordato il mio collega. E staremo a vedere cosa riserveranno i due coach. Stanno dando adesso indicazioni alle loro squadre. Siamo qui al Palaspecchia Soldi Montecatini. Vi ricordo che le partite potete trovarle anche sul sito della Ludec Cup all'indirizzo www.ludec91.it. Tanto vorrei ricordarvi il cammino che hanno fatto queste due squadre per arrivare a questa finale. Partirei parlando della Victoria Libertas, che nel girone A ha affrontato lo Juve Pontedera vincendo per 80-67, mentre nella seconda partita, che ha giocato contro Vanoli Cremona, la Victoria Libertas è stata sconfitta per 73-68. Una partita anche qui a Cardiopalma, con Vanoli Cremona che alla fine l'ha spuntata. E invece l'ultima partita del girone ha visto la Victoria Libertas affrontare la Pallacanestro Moncalieri, e qui una sconfitta abbastanza con ampio margine, diciamo, perché la Moncalieri si è imposta per 84-58. Moncalieri che ricordiamo è in finale per il primo e secondo posto contro la Don Bosco Livorno, partita che sicuramente ci riserverà molte emozioni. Sì, Moncalieri è una delle migliori squadre del torneo, insieme a Don Bosco Livorno, che ha battuto la Virtus Roma proprio ieri dopo una partita veramente emozionante. E le vedremo scontrarsi alle 16.30 di oggi, sempre al Palaspecchia Soldi Montecatini. Moncalieri contro Don Bosco, due squadre non da poco. Adesso le due squadre stanno rientrando in campo. Pesaro contro Cantù. Pesaro è già in campo. I coach invece di Cantù stanno dando le ultime indicazioni sugli uomini da marcare ai loro ragazzi. Vediamo questo secondo quarto cosa andrà a accadere. Punteggio di 19-21. Per adesso vince Pesaro. Ecco che rinizia il secondo quarto. La rimessa sarà di Cantù, con Galasso, numero 13 di Cantù. Riceve palla Caldiroli. Subito in attacco Cantù. Caldiroli vede Galasso. Galasso cerca il compagno, trova Nasini. Nasini per Chinellato, Chinellato in angolo per Caldiroli. Si fa vedere Nasini, finta di partenza. Adesso entra dentro, si butta dentro, vuole andare fino in fondo. È solo primo ferro per lui. La palla esce. E adesso Pesaro riparte. Numero 12 Mentonelli, adesso l'azione non va a buon fine. Nasini per Chinellato. Chinellato, la palla ritorna a Nasini. Nasini adesso vede Caldiroli. Caldiroli sfida l'avversario, gli tira in faccia e fa canestro. Solo rete per Caldiroli. Un buon tiro, una buona impostazione e una buona meccanica e rilascio di tiro. Adesso la difesa di Galasso sul numero 4 del Prete, che va fino in fondo e subisce fallo di Nasini. Parità per le due squadre. Va in lunetta del Prete, avrà due tiri liberi a disposizione. Tanto dicevamo prima del cammino delle due squadre, parliamo della Pallacanestro Cantù, che nel suo girone, un girone diciamo forse più tosto di quello della Victoria Libertas, ha dovuto scontrarsi contro l'Eurobasket Roma perdendo per 63-56. E invece nella seconda partita ha affrontato
la Don Bosco Livorno che ha sconfitto per l'appunto Cantù per 80-76, un distacco di più 4. È stata anche questa una bellissima partita. Invece nell'ultima partita del girone tra Montepaschi Siena e Cantù, la formazione di coach Del Vecchio è riuscita a battere Montepaschi per 97-70, e quindi Cantù che adesso si gioca questa finale quinto sesto posto. Vediamo che va a segno adesso ancora Cantù e il punteggio ritorna in parità 23-23, e qui ancora riparte Scavolini ancora con numero 18, con numero 12, e ora eccolo il canestro di Mentonelli, e Scavolini che si riporta più 2, e riparte ancora Cantù col suo numero 13 Esposito, scusate Galasso, e ora arriva il canestro di Nasini e si riporta ancora il punteggio in parità 25-25, partita senza esclusione di colpi. Ancora Scavolini e qui palla fuori. E cambi, due cambi per Scavolini, coach Luminati, e un cambio per Cantù, coach Del Vecchio richiama Secchinellato. E adesso vediamo la rimessa per pallacanestro Cantù. Va con Caldiroli. Caldiroli avanza palleggiando al limite del tiro da tre punti, passa dentro e c'è il tentativo da parte di Castelli che non va, però ancora Scavolini si mette sotto il tiro e c'è due punti per Scavolini di Del Prete, anche lui sembra in giornata oggi, vero Andrea? Sì, certo, sta dimostrando veramente, nonostante la giovane età, tutta la sua esperienza. E si è preso un tiro non facile perché era sia lontano dal canestro che verso il fondo campo, ma l'ha messo a bersaglio. Adesso Pesaro conduce 27-25 e guida l'azione il numero 18 di Pesaro, ma l'azione non va a buon fine. Riparte Cantù, Caldiroli, buon appoggio al tabellone per Caldiroli, e come sta dimostrando di essere uno degli assi portanti della squadra, che ieri ha faticato un po' senza di lui, oggi lo ha a disposizione. Numero 12 prova la penetrazione ma non va, c'è il tiro di numero 4 Del Prete, il rimbalzo ancora per Pesaro ma viene fermato fallosamente, e Andrea in lunetta, il numero non si vede bene, numero 11 Bonci, sono dei cambi, esce Nasini, entra il numero 16 di Cantù Mazzola e esce il numero 10 di Pesaro Castelli. Adesso in lunetta Bonci per il primo libero, a bersaglio il primo libero di Bonci. Vediamo l'esecuzione del secondo. Non va il secondo libero non entra, ma la rimessa è comunque di Pesaro. Tanto ricordiamo che, parlando per l'appunto di Bonci, finora è risultato il miglior realizzatore della squadra di Scavolini, facendo ben 48 punti in tre partite, e dove ne ha segnati ben 24 contro la Juve Pontedera. Insomma, anche adesso sta facendo diversi punti e vediamo che non si sta smentendo. È uno dei migliori giocatori della squadra di Scavolini. E adesso vediamo cambio ancora per coach Illuminati. Parlando per l'appunto di Bonci, che si definisce insomma un giocatore d'attacco, e infatti si vede che realizza parecchi punti. E adesso vediamo la rimessa in favore di Scavolini. Va col numero 8 Giunta che avanza ancora per il numero 18, va, e qui attenzione, l'arbitro vede un fallo, vediamo quale sarà la decisione. L'arbitro segnala al tavolo dei giudici il fallo e ci sarà una rimessa
al lato per Scavolini. Vediamo Scavolini che rimette, sempre giunta. Giunta ancora, spalla canestro, trova l'imbucata, dentro ancora Scavolini, sempre con il suo solito numero 11 Bonci, e c'è, non si smentisce, sotto canestro Bonci Alessandro, veramente un'ottima azione la sua. E punteggio che si porta sul 32-27 in favore di Scavolini, quando mancano 5 minuti e mezzo ancora allo scadere del secondo quarto. Vediamo ancora Scavolini, recupera palla, ma qui sbaglia il passaggio e palla che va a finire fuori, si scatena, coach illuminati coi suoi, li richiama all'ordine. Vediamo ora la rimessa a favore di pallacanestro Cantù. Pallacanestro Cantù che riparte con Terraneo. Terraneo un paio di finte per spiazzare l'avversario. Adesso si appresta, passaggio per il numero 16 che penetra ma perde palla, un po' di confusione, recupera Terraneo. Adesso il numero 13 Galasso per Varesano. Non è buono il tiro, che ha subito fallo Varesano. Anche Varesano, un promettente ragazzo del Cantù, che sta dimostrando di valere veramente tanto in questo torneo. Adesso la rimessa è di Cantù. Cantù alla rimessa. Varesano si fa trovare sotto canestro, un ottimo taglio che buca l'area, si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, ma non arriva al canestro, che comunque va in lunetta. Varesano avrà due liberi. Vediamo l'esecuzione. Non va il primo libero. Il punteggio è di 27-32. Sta conducendo Pesaro e mancano 5 minuti da giocare. Varesano, che è soprannominato dai suoi compagni The Airtime, soprannome importante. Adesso l'attacco di Pesaro con Bonci sul fondo linea, recupera palla Terraneo, aveva capito, aveva visto la traiettoria del passaggio. Adesso Terraneo fino in fondo, appoggio al tabellone e canestro per Terraneo. Anche Terraneo, il playmaker di Cantù, un giocatore molto valoroso, che adesso quasi ruba palla, ma Pesaro non si lascia intimidire, gira palla velocemente e il numero 17 Bacchiani fa canestro. Il canestro era da 2. Riparte Cantù. Cantù con Terraneo. Terraneo, un passaggio sporcato da Bacchiani, la palla finisce fuori. Ci sarà la rimessa per Cantù. E adesso un cambio, doppio cambio per Pesaro. Escono il numero 18 e il numero 11, rispettivamente Viziello e Bonci. Cantù, Varesano, parte in palleggio, sotto gamba, si crea lo spazio, ma il tiro è corto e Pesaro ha la possibilità di andare in contropiede. Pesaro temporeggia, il giocatore di Pesaro adesso chiama uno schema, il numero 15. Ottimo giro di palla anche di Pesaro in questa prima metà di gara. La finta del numero 8 giunta, ma non arriva il canestro e si fa trovare dentro l'area il numero 10 di Cantù, che però perde palla. Adesso Varesano per Terraneo. Terraneo, la palla ritorna a Varesano, o almeno cerca di tornare a Varesano, ma finisce fuori. Entra il numero 4 di Pesaro, Del Prete, sostituisce Giunta. Varesano in rimessa, si fa vedere sotto canestro il numero 16 di Cantù, Mazzola, che poi viene stoppato secondo gli arbitri fallosamente. Tanto qualche informazione sui due coach. Diciamo che coach Giovanni Illuminati, 25 anni, e la sua carriera da allenatore per ora è stata sempre al settore giovanile, da Vittoria Libertas Pesaro. E invece per quanto riguarda coach Sergio Del Vecchio, 30 anni, 5 anni ha allenato la pallacanestro Cernobbio e da 6 anni la pallacanestro Cantù.
Quindi per ora due coach di esperienza, e adesso vediamo ancora la rimessa in favore di Scavolini. Il punteggio di 34 a 31 in favore di Pesaro. Adesso la rimessa effettuata, riparte del prete, però qui perde palla Pasticcio e c'è i due punti a canestro di Terraneo Mattia. È possibile gioco ora, tre punti per lui con il tiro libero. Vediamo adesso che va proprio in lunetta Terraneo Mattia, vediamo adesso il suo tiro libero. Cantù che si porta a meno uno. E adesso invece punteggio di parità grazie al canestro di Terraneo. E ora riparte invece Scavolini. Ancora 3 minuti e spiccioli da giocare. E qui l'ottima giocata, ottima giocata della Scavolini Pesaro. E riparte ancora Cantù col solito Terraneo, che qui il pallone viene intercettato da Bacchiani. Vediamo ora la rimessa in favore di Cantù. Cantù in zona d'attacco, passaggio, si muove, viene servito ora Varesano, palla dentro, scarico fuori ancora Varesano, il tiro e non va, però raccoglie ancora Cantù, non va, niente da fare, riparte Scavolini, ancora Del Prete. Ripete, passaggio per stoppata di Varesano, grandissima la ripresa la sua, grandissimo intervento, veramente eccezionale Varesano in difesa. Sì, un intervento difensivo di notevole importanza per Varesano, che ferma completamente l'azione di Pesaro e consente ai suoi compagni di tornare in difesa. La palla comunque è finita fuori e sarà ancora di Pesaro. Pesaro, passaggio sbagliato per il numero 4 del prete, peccato. E adesso la palla sarà di Cantù. Mancano 2 minuti e 33 secondi alla fine del primo tempo di gioco. Punteggio di 34 per Cantù a 36 per Pesaro. Adesso Cantù ci prova fino in fondo, stoppato anche il numero 18 Gavioli di Cantù. Il numero 13 Galasso tira ma non arriva al canestro e la palla finisce fuori. Stanno combattendo veramente queste due squadre per ottenere, per passare davanti per il quinto e quarto posto, no scusate, per il sesto e il per il sesto e il quinto posto. Vediamo adesso la rimessa di Pesaro. Si appresta la rimessa al numero 8. Giunta. Un po' di difficoltà a mettere la palla in campo. Adesso Cantù. È raddoppiato il numero 20 di Pesaro, Onofrio, da due giocatori del Cantù. Cantù che, come stavo dicendo, sta difendendo molto bene. Fermato fallosamente il numero 4 del prete e andrà in lunetta con due liberi. Mancano solo 2 minuti alla fine del secondo quarto, del primo quarto scusate, di gioco. Adesso la rimessa per Pesaro. Intanto vediamo la rimessa per Scavolini. Mi informo che entrambe le squadre sono entrate in bonus, quindi attenzione falli di qui in avanti. Adesso vediamo ancora Scavolini in fase di attacco. Scavolini passa, scarica dietro per Giunta, il tiro da tre non va, non va, e quindi riparte Cantù. Ancora contropiede, bellissimo il passaggio per Chinellato ma non sfrutta, però si prende un fallo. Quindi ora vediamo adesso l'arbitro e i tiri liberi per Chinellato. Chinellato in lunetta. Vediamo il primo tiro. Buono. E Cantù si porta a meno uno da Scavolini.
Vediamo adesso il secondo, sempre chinellato, il tiro e va a segno. E intanto cambio per Scavolini, cambio anche per Cantù, quindi cambiano entrambi i coach, anzi doppio cambio per Cantù, e richiama a sé coach del vecchio Mazzola. E ora riparte Scavolini ancora, sempre del prete, passaggio lungo ed è solo Bonci, solo a canestro e lo mette dentro. Grande Bonci, ottima giocata la sua, e qui si prende anche il fallo, possibilità di gioco da tre punti per lui. Vediamo adesso Bonci Alessandro in lunetta, vediamo il suo tiro libero, e va Bonci che è uno dei migliori realizzatori di Pesaro. Adesso Cantù con Caldiroli vede il compagno Terraneo per chinellato sull'arco. Chinellato si prende questa tripla, ma non è fortunato, solo primo ferro. Adesso Pesaro ci prova con Del Prete arresto e trova il canestro. Pesaro che si porta a 41 mentre Cantù è a 36. Adesso Terraneo vede il compagno, taglia sulla linea di fondo. Terraneo si fa vedere, un po' di difficoltà per Cantù. Il compagno ha chiuso il palleggio, ma Cantù con Caldiroli riesce a ritrovare il pallone. Buona finta di Caldiroli per Nasini. Adesso Gavioli, arresto, tiro sbaglia. Ancora Gavioli, recupera rimbalzo, poi cambia lato. Caldiroli con l'avversario davanti, sbaglia. Riparte Pesaro, mancano 37 secondi. Adesso Pesaro, vediamo l'azione. Finta di tiro, buonissima finta. Si sposta, ma il canestro non va. E Nasini a 25 secondi a disposizione. Il passaggio viene intercettato da Del Prete, che aveva visto tutto. E la palla sarà di Cantù. Mancano 23 secondi allo scadere del tempo. 36 a 41 per Pesaro. Gli ultimi cambi di questo quarto. Vediamo uscire il numero 8 di Pesaro, Giunta. La rimessa, chinellato in rimessa per Nasini. Sale Nasini, poi consegna a chinellato a Terraneo per Caldiroli. 11 secondi, Nasini va dentro, vuole andare fino in fondo, appoggia al tabellone e la palla entra. Ottimo canestro sul finire del tempo. Passaggio lungo, probabilmente Bonci avrebbe dovuto tirare e perde così un'occasione, ma niente di fatto, sempre avanti Pesaro 41 a 38 su Cantù. Finisce il primo quarto di gioco, il secondo quarto scusate di gioco. Squadre molto equilibrate per adesso, una bella partita, se le squadre sono punto a punto, cosa ne pensa il mio collega? Senza dubbio è stata una partita fino adesso avvincente, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza esclusione di colpi. Vediamo che insomma Scavolini è leggermente in vantaggio, ma negli ultimi due quarti ci sarà ancora molto da vedere, e quindi ci fermiamo adesso per un breve intervallo, a tra poco.